Food Attraction 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Acqua Cerelia, un brand di proprietà della Società Italiana Regionali, una sorgente che nasce sull'Appennino Tosco-Emiliano. Ce ne parla il direttore operativo Mauro Quadri. Mauro, sei il benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Acqua Cerelia lo scorso anno ha compiuto ben 120 anni. Acqua Cerelia è legata però anche a una sorta di miracolo avvenuto un po' prima di 120 anni fa. Raccontiamo in breve qual è la storia di Acqua Cerelia. Bene, grazie per l'occasione che mi stai dando. Acqua Cerelia è una città antica e appunto si dice che alla fine dell'Ottocento l'Acqua Cerelia contribuisse a salvaguardare la popolazione dall'epidemia del colera che aveva colpito Bologna e diciamo le zone limitrofe, e nessun abitante di allora la contrasse. Pertanto da lì è nato, diciamo, il mito di Cerelia come acqua particolarmente utile per la salute, ma soprattutto anche per l'alimentazione neonatale, e quindi un prodotto di altissima qualità. Tuttavia, appunto, una volta scoperta l'acqua miracolosa, qualcuno ha detto: beh, sai che c'è di nuovo, gli costruiamo intorno una società di imbottigliamento. Per cui raccontiamo in un minuto qual è la storia di questi 120 anni. Bene, quindi nata nel 1902, quindi la scoperta della fonte 1902, poi poco alla volta le persone del posto comunque accoglievano quest'acqua ovviamente per abbeverarsi, poi nei primi del Novecento i fratelli Natalini iniziarono la costruzione di questo stabilimento fino agli anni, diciamo, 70, quando venne rilevata dalla famiglia Rinaldi, una famiglia di Bologna che l'ha tenuta fino all'aprile del 2022, dopodiché è stata acquistata dalla Sorgenti Italiane Regionali, di cui adesso ne facciamo parte. E oggi perché siete qui a Beer and Food Attraction? Noi siamo qua a Beer and Food Attraction perché stiamo presentando la nuova linea di prodotti. Noi, oltre alla nuova linea di prodotti, stiamo implementando anche le nuove linee di produzione. Abbiamo fatto un grosso investimento di più di 2 milioni e 500 mila euro sulle linee, perché ovviamente ci aspettiamo una redemption del prodotto molto importante. Abbiamo questa bottiglia che francamente a noi piace moltissimo, che è una new vintage, quindi è un qualche cosa che è senza tempo, un prodotto che nel canale Orica sicuramente siamo sicuri che farà un grande successo, e quindi la stiamo presentando e desideriamo farla vedere un po' al mondo intero. Facciamo però a questo punto anche un breve riepilogo delle vostre linee proposte sia al pubblico dell'Oreca e del full service che a quello della GDO Retail e, perché no, anche la distribuzione automatica. Assolutamente sì, noi abbracciamo a 360 gradi il mondo delle acque minerali con tutte le confezioni proponibili, diciamo. Quindi abbiamo la linea PET che si declina nella 0,50 litro di 3,5, che è destinata prevalentemente alla grande distribuzione. Poi abbiamo la linea door to door, che è quella in vetro, quella che noi chiamiamo Classic, che è declinata nelle versioni mezzo litro, 92 e litro, quindi tappo, diciamo, a vite, anche tappo a corona. Poi c'è il canale Oreca con la linea di cui ho parlato poc'anzi. Stiamo parlando della linea Prestige, quindi la nostra linea Premium, che verrà comunque implementata a partire dal mese di aprile, fine mese di aprile. E allora forniamo a questo punto un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso coloro che ci stanno guardando desiderino entrare in contatto con voi, avere delle informazioni commerciali e magari andare a tessere delle nuove relazioni commerciali. Assolutamente, se volete potete scrivere a cerelia@acquacerelia.com e avrete tutte le risposte che desiderate. Mauro, grazie, grazie per la collaborazione. Grazie a te, veramente, è stato un piacere, grazie mille. Grazie.